benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Siamo alle 3 2017, siamo allo stand di Razer, dove sono venuta per provare queste bellissime cuffie. Si chiamano Fresher, sono delle nuove cuffie che sono state pensate sia per i giocatori PC sia per quelli console. Ce ne sono due modelli, una per PlayStation 4, una per Xbox One. Sono praticamente identiche, quello che cambia il colore, perché come vedete qui è blu perché è PlayStation, e poi c'è una versione con questo verde e questo anche pure verde per Xbox One. Sono assolutamente fighissime. Una delle prime cose che mi hanno fatto notare è la qualità costruttiva. Questo infatti è realizzato in metallo, quindi è super solido. Questo invece al contrario è super morbido, così preme un po' sulla vostra testa, ma soltanto per tenerle in posizione, non vi dà fastidio. L'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che i cuscinetti sono realizzati in memory foam, ma il memory foam è un po' particolare. Cosa vuol dire? Che sono ovviamente super morbidi, ma la cosa che mi ha colpito, che mi hanno spiegato, è che qui in mezzo praticamente sono un po' più morbidi, perché così quelli che di voi che portano gli occhiali, o io che dovrei portarli ma non li metto, quando giocano non hanno problemi, non c'è la barra degli occhiali che vi spinge sulla faccia e vi lascia il segno e poi sembrate che avete preso delle frustate in faccia al lato. Quindi sono assolutamente comode, sono pensate per giocare un sacco di ore. Mi hanno detto addirittura che posso tenerle 12 ore e va tutto bene, il mio udito sarà salvissimo e la mia testa pure. Usano dei driver da 50 mm, quindi il suono è fantastico. È tutta l'esperienza di Razer praticamente condensata all'interno di queste cuffie. Usano poi il surround 7.1, quindi il suono è una roba che non vi potete immaginare. Vi divertite tantissimo. Ovviamente non manca il microfono, che è estraibile, e come avete notato non c'è nessun cavo perché le cuffie sono wireless. Avete tutti i controlli sui padiglioni praticamente. Qui c'è il tasto di accensione, qui c'è c'è l'ingresso per il cavo micro USB per ricaricare le cuffie, e questi sono i volumi sia del microfono sia delle cuffie. Tra le altre cose potete mettere il microfono in muto da qui, e non so se riuscite a apprezzare, ma c'è un LED rosso quando il microfono è muto, quindi non dovete chiedervi ma lo avrò messo in muto oppure mi stanno sentendo, perché ve lo segnala direttamente le cuffie. L'ultima cosa che volevo dirvi è che le cuffie usano una doppia banda per funzionare all'interno della base station che è alle mie spalle. Una doppia banda perché? Sostanzialmente perché le cuffie sono progettate per cambiare banda automaticamente, utilizzando solo quella che in quel momento è più libera, quindi ha meno interferenze. In questo modo garantisce una qualità audio davvero elevata, non c'è nessun tipo di lag tra le altre cose, non c'è nessun ritardo, non c'è nessun fastidio, quindi sono assolutamente fighissime. L'unica cosa è che tutta questa qualità di Razer si paga 279 euro, che non sono pochini. La cosa che mi ha lasciato un po' così parlando con i ragazzi di Razer è che le cuffie sono pensate per essere di qualità altissima, ma non sono per i pro gamer, perché i pro gamer, come ben sapete, amano tutto wired, quindi tutto col cavo. Quindi sono pensate per dei giocatori che sono super appassionati ma che non hanno bisogno di quelle performance estreme che servono ai pro gamer. È una strana via di mezzo considerando il prezzo delle cuffie, però vi ripeto, le cuffie sono di qualità altissima, sono pensate per essere comode, per utilizzarle un sacco di tempo, e valgono i 279 euro che chiede Razer. Direi che per questo video è tutto, io adesso mi rubo le cuffie perché sono assolutamente fighissime. E niente, voi ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere like a questo video, di lasciare un commento se avete delle domande su queste bellissime cuffie di Razer, fatemele pure nei commenti e sarò come al solito super lieta di rispondere, al massimo faccio rispondere a Fiona. Ciao!